Daniele Damario, assessore allo sviluppo economico. Assessore, lei ha parlato di regione che funziona. L'azienda chiama, la regione risponde, mi sembra di capire. Ma sì, devo dire, hai detto bene, stamattina abbiamo dato un ottimo esempio di una regione che funziona, un'azienda che decide di investire 50 milioni di euro sul nostro territorio, precisamente in Val di Sangro, che grazie all'ITS prepara le future competenze che dovranno gestire questi nuovi processi. Ringrazio l'ITS perché si fa trovare sempre pronto per preparare i nostri ragazzi, ragazzi legati al territorio, che una volta che acquisiranno le giuste competenze non saranno tentati poi di andare fuori regione, perché avranno le aziende che assicurano il loro futuro vicino alle loro case. Devo dire che questo è veramente un esempio pilota che seguiremo anche per altri territori, un esempio dell'Abruzzo che funziona. Assessore, un'ultima domanda, lei segue da vicino le vicende di tutta l'industria abruzzese, in particolare del nucleo industriale di Piazzano della Tessa, che è quello più importante. Com'è la situazione in generale sul nucleo industriale più importante d'Abruzzo, ma non solo, del centro Italia? Ma devo dire che ci sono segnali confortanti, stiamo parlando anche attraverso il Ministero e il Ministro con Stellantis, ci sono ottime possibilità che Stellantis continui ad investire in Val di Sangro, non a tenere quello che ha, e quindi questo sicuramente permetterà all'azienda di non delocalizzare. È evidente che anche lì si apre una partita legata alle competenze, perché le aziende scelgono i territori anche in base alle competenze, all'aggiornamento delle competenze che trovano negli addetti.